Nuovo appuntamento con l'informazione di TG7 e Mobile News, ben ritrovati. Niente tasse sulla prima casa per proprietari e inquilini, con l'eccezione di chi vive in un'abitazione di lusso. Ma rimane anche la possibilità per i comuni di applicare la cosiddetta Supertasi, cioè l'addizionale dello 0,8 per mille prevista inizialmente solo per il 2014 e 2015, ovviamente solo sull'IMU per gli altri immobili. Restituiremo ai comuni il gettito corrispondente e i comuni non alzeranno le tasse. Nessun aumento delle addizionali locali per il 2016, a confermarlo è il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. La legge di stabilità appena varata prevede 26,5 miliardi di interventi finanziati, in larga parte in deficit, ricorrendo per 13,5 miliardi alle clausole di flessibilità europee e con tagli alla spesa. La manovra avrà nel 2016 un impatto positivo sul PIL pari allo 0,27%, di cui lo 0,06% già incorporato nella previsione di settembre. Lo rileva Confindustria nella congiuntura flash di ottobre, precisando che l'abolizione della Tasi sulla prima casa e le misure per il contrasto della povertà sosterranno i consumi, l'allentamento del patto interno di stabilità, gli investimenti. La legge di stabilità segna un'inversione di rotta nei confronti delle politiche anticasa, dando l'opportunità al nostro paese di agganciare la ripresa. A dichiararlo è il presidente nazionale della FIAIP, Paolo Righi, che ha precisato: si tratta però di misure espansive tese alla ripresa della crescita del PIL, che potranno ricevere una forte accelerazione solo se sarà possibile implementare un allentamento strutturale progressivo del peso del fisco sull'immobiliare nei prossimi anni. Adesso cambiamo decisamente argomento. Continua senza sosta l'intervento dell'esercito italiano con i militari e i mezzi del 21esimo reggimento Genio Guastatore di Caserta nei comuni del Beneventano colpiti dall'emergenza alluvionale dei giorni scorsi. I primi interventi sono stati effettuati nel comune di Benevento e nei comuni di Casalduni e Circello, dove grazie all'impiego dei mezzi speciali del Genio si sta ripristinando la viabilità stradale e sgomberando dal fango e rocce alcune importanti canalizzazioni. Sabato il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti si è recato proprio a Benevento per un sopralluogo nelle aree danneggiate. Prima di raggiungere il Sannio, il ministro ha incontrato in prefettura il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e i sindaci dei comuni più colpiti. La procura di Benevento intanto ha avviato un'inchiesta per inondazione colposa, anche se per ora non ci sarebbero indagati. I vertici di Confindustria e ANCE, con gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri, geologi e agronomi hanno istituito una task force a sostegno delle imprese per la ricognizione sommaria dei danni. In realtà la quantificazione dei danni è la precondizione per ottenere proprio lo stato di emergenza nazionale. Noi abbiamo in collegamento telefonico il presidente FIAIP di Benevento, Rinaldo Catalano. Il ministro Galletti a Benevento ha detto: i danni ci sono e sono ben visibili. Il governo riconoscerà questo stato di emergenza. Attualmente qual è la situazione nel Sannio? La situazione è ancora critica in questo momento, perché ci sono ancora delle aziende in sott'acqua praticamente, anche se c'è stato un forte intervento della protezione civile negli ultimi 2-3 giorni ed è venuto anche l'esercito, quindi da lunedì dovrebbero iniziare a ripartire qualche altra azienda. E c'è una particolare zona della città che si chiama Pantano, che praticamente ha subito dei danni abbastanza importanti e molti abitanti stanno ancora fuori casa. Secondo lei che impatto avrà questo disastro nei prossimi anni proprio sul mercato immobiliare? Sul mercato immobiliare ci saranno alcune zone, specialmente la zona di Pantano e quella di Ponticelli, che è una zona pure abbastanza centrale, perché nei pressi dell'Arco Traiano di Benevento, che è un sito storico, e hanno subito dei danni abbastanza importanti, quindi per quanto riguarda queste zone penso che sicuramente ci saranno grosse difficoltà per quanto riguarda le vendite o i fitti degli immobili, sia per quanto riguarda i locali commerciali sia le abitazioni. Per quanto riguarda la zona industriale, purtroppo sarà difficile fare degli insediamenti, specialmente nella zona di Ponte Valentino, perché purtroppo c'è il Tamaro lì vicino e
per questioni, diciamo, politiche negli anni 90 fu insediato lì, pur sapendo che la zona industriale era ad alto rischio idrogeologico. Credo che su, già l'economia della città, insomma, è molto, molto povera e quindi insomma, avrà un impatto abbastanza importante in negativo sulle compravendite degli immobili. Il giorno dopo aver incassato la soluzione nel processo d'appello Why Not, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Voglio dire al presidente del Consiglio Renzi che vedo ancora un po' incerto, stai sereno perché il sindaco è stato assolto, ha detto. Esordisce così il primo cittadino napoletano che aggiunge: oggi mi sento più forte perché ci sono donne e uomini che ci fanno credere nelle istituzioni, come i giudici onesti e coraggiosi che hanno preso una decisione non facile dopo la sentenza di primo grado. Il sindaco, lo ricordiamo, fu condannato dal Tribunale di Roma nel settembre 2014 a 1 anno e 3 mesi per abuso d'ufficio. All'epoca PM di Catanzaro De Magistris fu accusato di aver acquisito nell'inchiesta calabrese Why Not tra il 2006 e il 2007 i tabulati di 5 parlamentari senza le necessarie autorizzazioni delle camere di appartenenza. Il sindaco di Napoli, forte della soluzione, pensa ora già al suo mandato. Nella prossima campagna elettorale in calza De Magistris parlerò delle cose fatte, di quelle che faremo, perché la prossima campagna elettorale sarà tra chi è contro il sistema e chi invece è il sistema. Un'ultima notizia prima di salutarci: dal 12 al 14 novembre gli agenti immobiliari e il mondo dell'economia e della finanza si incontreranno al Palazzo dei Congressi di Firenze in occasione dell'assemblea di metà mandato organizzata da FIAIP. Un momento di incontro e confronto per discutere dell'introduzione di norme sempre più stringenti per la categoria degli agenti immobiliari, per parlare di nuove tecnologie, del fenomeno dell'abusivismo, del cliente al centro tra nuovi servizi e nuove professionalità. L'ultima giornata, quella di sabato 14 novembre, sarà dedicata ai workshop dei servizi per gli associati alla convention di Auxilia Finance. E questa era l'ultima notizia, l'informazione di TG7 Mobile News termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana.